Io ti prometto che non ci succederà più niente. È tutto finito. Quelli che hanno rapito lei a Calcaterra erano convinti che uno di voi due avesse la chiave dell'archivio di Crisalide. Non hai idea della ragione per cui Veronica Colombo fosse convinta che lei avesse nascosto questa chiave? Dottore, io sono un magistrato come lei. Che motivo avrei di fare una cosa del genere? Io non ce l'ho un motivo. Io non volevo insinuare nulla, dottoressa. Hai messo una telecamera in casa mia. Più di una. Ma solo dopo che sei stata rapita, purtroppo. Non ti preoccupare, quando giri nuda chiudo gli occhi. Dammi la chiave, Ada. No. Quanto tempo passerà prima che Imaglio, uno come me, venga a cercarla? La chiave è la mia assicurazione sulla vita. Io posso proteggerti. Davvero? E tu pensi che io ci creda? Stai sbagliando tutto, Ada. Senti, io non sto più in piedi. Vai via o mi metto a urlare e faccio arrivare i poliziotti. Sei in grande pericolo. Siete in grande pericolo. Quando cambierai idea, metti una X su una finestra, ovunque tu sia. Io ci sarò. Io non ho ancora capito se lei mi crede o no. Perché non dovrei crederle? Perché è qui. Forse mi sto semplicemente preoccupando per lei. Ah, si preoccupa? Sì. E lei si può fidare di me. Strategie. Dottoressa, dobbiamo risalire subito in macchina. Perché? Abbiamo ricevuto una segnalazione di pericolo. Che pericolo? Dottoressa, dobbiamo andare in macchina. C'è mia figlia là dentro. Dottoressa! Sara! Mamma! Andiamo via! Andiamo via! Vai, vai, cammina, cammina! Andate via, via, via di qua! Tutte le misure di sicurezza attorno al giudice Ferretti sono state ulteriormente rafforzate. Non dovrete mai lasciare la casa senza accompagnamento. Nel caso lo facciate, non dovrete mai rivelare a nessuno dove state. A nessuno, è molto importante, capito? Sì, sì, ho capito. Abbaia, ma non morte. Prego. Grazie. Perché hai detto al poliziotto che ho perso il cellulare? Un telefono è meglio se ce lo teniamo, no? Per sicurezza. Ok. Ma questo posto non mi piace. Neanche a me. Neanche a me.